Sono più emozionato del solito perché mi trovo nella mia città. Così Peppe Servillo, protagonista del secondo appuntamento di Un'estate da Re alla Reggia di Caserta. Lui, Ilaria Pillar, per un progetto omaggio a Fabrizio De André, scritto e diretto dal compositore inglese Wesley. I due artisti hanno interpretato le più belle canzoni del cantautore genovese in chiave sinfonica, sulle note dell'Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, ed eccoli i protagonisti poco prima dello spettacolo. Si aggiunge per me come valore il fatto di essere nella mia città e poi in un posto così bello e delicato, perché non è la prima volta che facciamo questo omaggio a De André con l'orchestra diretta da Jeff Wesley, e si sa che gli artisti con le repliche approfittano per approfondire ancora di più il senso e il valore di quello che fanno. Noi ci auguriamo di poterlo riproporre tante volte, io in particolare in compagnia di Pilar, che è un'interprete straordinaria, e ritengo che il valore di Jeff orchestrale ci aiuti ancora di più in qualche modo a rendere in maniera consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André. Certo, questo concerto nello specifico, questo progetto riunisce in sé alcuni elementi grandiosi e nuovi classici. L'elemento grandioso è dato dall'orchestra, dalla location che è straordinaria e unica. Sono venuta soltanto una volta 3 ore a visitarla dopo un concerto moltissimi anni fa. E poi le canzoni di Fabrizio De André, che sono fintamente semplici, sono fintamente poco grandiose, sono veramente grandiose e alle volte epiche. Gli arrangiamenti di Jeff hanno dato una veste assolutamente adeguata e hanno dato ancora più autorevolezza alle canzoni di De André, che sono un patrimonio veramente, posso dire, come Mozart, come Brahms, come Verdi. No, è stato un location meraviglioso e soprattutto un pubblico fantastico che hanno reagito. Spesso bisogna aspettare finché la metà del concerto che reagiscono con entusiasmo, ma questi dall'inizio. Ma questa è la prima volta che vengo a Reggia e purtroppo stavolta non ho tempo per guardare tutto quello che c'è, però ho visto le foto e ho visto questo bellissimo cortile. Quindi sono stracontento, è un gran piacere, è un onore suonare.